La multifrequenza è un concetto di allenamento della forza e dei muscoli che prevede appunto di allenare gli stessi gruppi muscolari più volte a settimana rispetto al cliché classico, al concetto classico di monofrequenza ancora molto in voga nel fitness e nel bodybuilding classico. In questo video vediamo 7 punti molto importanti per impostare bene una scheda, una programmazione secondo il modello della multifrequenza a corpo libero. Ciao, sono Claudio, mi occupo principalmente di allenamento a corpo libero, ma non solo. Primo punto, in ogni tua scheda d'allenamento devono essere presenti tutti gli ingredienti principali, tutti i gruppi muscolari devono essere rappresentati. Ci devono essere sempre, all'interno della tua sessione, esercizi di spinta, esercizi di tirata, esercizi per le gambe. Puoi, per comodità, convenzionalmente classificare anche i tipici monoarticolari, bicipiti e tricipiti, i bicipiti nei gruppi muscolari di tirata, i tricipiti invece li classifichi nei gruppi muscolari di spinta. Secondo punto da seguire importante è ogni gruppo muscolare, quindi secondo il modello spinta, tirata, gambe, deve essere allenato da un minimo di 2 volte a settimana fino a un massimo di 4 volte a settimana. All'interno del tuo modello d'allenamento settimanale devono essere presenti sempre un minimo di 2 fino a 5-6 esercizi per gruppo muscolare. Quindi facciamo l'esempio della spinta, tu puoi inserire nell'arco della settimana ad esempio panca piana, dip alle parallele, military press, handstand push-up. Questi sono tutti esercizi classificabili nei gruppi muscolari di spinta. E così lo stesso ragionamento vale per le gambe e per le tirate. Per ogni gruppo muscolare esegui nell'arco della settimana da un minimo di 20 serie fino a un massimo di 30 serie. Questo che cosa vuol dire? È anche subordinato anche al numero di esercizi che scegli per gruppo muscolare. Se scegli pochi esercizi per un determinato gruppo muscolare, beh, queste 20-30 serie verranno tutte destinate a quei pochi esercizi. Se invece decidi di fare tanti esercizi per gruppo muscolare, beh, queste 20-30 serie dovrai suddividerle equamente tra tutti questi esercizi che hai scelto. Poi ovviamente c'è questa forbice minima e massima, 20-30, potresti utilizzarlo anche come modello di progressione, ovvero all'inizio della tua programmazione stai sulle 20 serie e poi anche come elemento di sovraccarico progressivo vai ad aumentare nell'arco del mese d'allenamento fino a portarti a 30 serie. Oppure magari sei in periodi dove lavori di più sull'accumulo, ci attesteremo su un volume molto alto, quindi sulle 30 serie. Se invece magari sei in periodi in cui stai facendo più dell'intensificazione, dove stai cercando di spingere di più sulla forza massima, sulle performance, allora ti attesterai sulla forbice, sul volume minimo di 20 serie. Tutti gli esercizi che scegli per un determinato gruppo muscolare dovrebbero grosso modo rientrare, poi anche ciclicamente nell'arco del tempo li potrai alternare, comunque tra un'intensità di carico tra il 60% del tuo 1RM fino ad un massimo dell'80-85% del tuo 1RM. Anche qua c'è un bel range da giocarsi e anche lì ti puoi spostare su un lato della forbice, quindi su intensità più basse oppure su intensità più alte a seconda del periodo in cui ti trovi. Grosso modo generalmente ci si attesta un po' sempre sui valori medi, no? Tra il 70% e l'80% del tuo 1RM, quindi nella maggior parte del tempo nelle schede d'allenamento in multifrequenza fai sempre un po' un allenamento, una sorta di allenamento ibrido dove lavori sia su protocolli della forza tipo 5x5 oppure su protocolli classici per l'ipertrofia 3x8 e 3x10, ma questo è un discorso di cui ho già parlato anche in altri video e di cui discuteremo anche in prossimi video, dove andremo a parlare più nello specifico di programmazione, periodizzazione, programmazione nel lungo periodo. E veniamo al sesto punto, molto interessante, per ogni gruppo muscolare
per seduta d'allenamento, cerca di svolgere da un minimo di 40 a un massimo di 70 ripetizioni. Questo ovviamente è un fattore che è legato anche molto ai punti precedenti, soprattutto anche all'intensità che hai scelto di portare avanti per quel periodo negli esercizi, anche in base a quanto serie totali hai deciso di fare nell'arco della settimana, quindi anche distribuiti per ogni singola sessione, anche in base al numero di esercizio che hai scelto. Comunque complessivamente per seduta d'allenamento, per gruppo muscolare, cerca di svolgere da un minimo di 40 fino a un massimo di 70. E anche questa forbice la puoi usare anche come modello di progressione. Magari all'inizio della programmazione, della scheda, del mese d'allenamento, ti attesti sulle 40 e poi vai a crescere sempre di più fino a portarti sulla forbice massima e magari anche sforare un po'. Facciamo un esempio: nella scheda A hai deciso di lavorare in panca 5x5, e beh, fa 25 ripetizioni. Dovresti ancora introdurre ad esempio un esercizio 3x10, quindi fa 30 più 25, siamo a 55, vedi che siamo già un po' a metà. Oppure magari ti vuoi attestare sulla forbice massima, quindi 70 ripetizioni totali, beh, o allora introduci un altro esercizio oppure fai più serie, di modo tale da, insomma, completare questo range di ripetizioni, questa forbice prevista per singola seduta d'allenamento, per gruppo muscolare. Ed infine, ultimo punto, che è poi di nuovo correlato a tutti i precedenti, cerca di impostare nel tempo il sovraccarico progressivo, e quindi puoi andare a usare tutte le forbici per quel che riguarda la frequenza degli allenamenti, per quel che riguarda il numero di set su base settimanale, per quel che riguarda il numero di ripetizioni totali per seduta. Beh, puoi usare tutte queste forbici per, come dire, introdurre il concetto di sovraccarico progressivo, magari uno alla volta oppure tutti insieme, per cercare di mettere in pista il concetto di sovraccarico progressivo, molto importante per ottenere risultati secondo le logiche dell'allenamento in multifrequenza. Bene, con questo è tutto. Mi raccomando, iscriviti al mio canale, attiva la campanellina per rimanere aggiornato. Se c'è qualcosa che mi vuoi chiedere, fammelo sapere qua sotto nei commenti, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!